Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di X-Ma, la mia piccola rubrica nella quale analizzo alcune categorie di persone che mi incuriosiscono particolarmente. Iniziamo subito con la fantasmagorica grafica. Via dalla regia. In questa seconda puntata analizzerò una categoria di persone piuttosto complessa. Diciamo che riconoscendo tutti i miei limiti sull'argomento, ho deciso di non essere solo. D'altronde, riconoscere i propri limiti è anche il modo migliore per affrontarli e magari superarli, come ha detto qualche saggio. Sicuramente un saggio nei secoli passati che l'ha detto, almeno uno ci sarà, quindi non devo preoccuparmi. Quindi non sarò da solo e ci sarà il contributo di un amico, una persona competente che andrò subito a contattare con un collegamento satellitare, quindi con veramente dei potenti mezzi a disposizione di X-Ma. Ciao Ciao. Davide, benvenuto in questa seconda puntata di X-Ma. Buonasera, buonasera a te. Allora, non so se hai visto la prima puntata, questa rubrica io praticamente analizzo le varie categorie di persone, quindi vista la complessità dell'argomento di questa puntata ho deciso appunto di avvalermi del tuo prezioso contributo perché vorrei parlare dei cosiddetti complottisti. Oh, perfetto, capiti a fagiolo, poiché mi trovo appunto in Brasile, a Rio, ad una conferenza. Te lo stavo giusto per chiedere, dove ti trovi, cosa stai facendo, come stai? Niente, dai, questa conferenza un po' estenuante, tant'è che ci costringe orari davvero tosti, e a stare barricati in casa per via dei complottisti che attaccano il Cioè, luogo in aspetta, cui sto. aspetta, scusa, tu ti trovi in questo momento, sei in Brasile, dove esattamente? A A Rio. Rio? E stavo per chiedere, quindi ti stai godendo le spiagge, tutto ciò che la città offre? No, la camera e la sala congressi quando non ci attaccano i complottisti. Ah, perché siete sotto assedio Sì, praticamente. ovviamente come definiti e indicati come poteri forti. Questo è terribile, scusa se mi ha No. lievemente, non lievemente, parecchio impressionato. Io ti stavo per dire, stavo per fare qualche battuta simpatica, nel senso che in Brasile, visto il fuso orario, sarà pomeriggio, giusto? Quindi non potrei neanche fare il cosiddetto pisolino pomeridiano, no? Riposino. Esatto. Sì. Sì, Invece niente, qua la situazione è drammatica. per stare in argomento direi calma piatta, dove calma non ce n'è. Ah, fantastico, guarda, no, innanzitutto ti stimo tantissimo perché riesci a mantenere una freddezza in una situazione così angosciante e drammatica, veramente da invidiare, quindi io non ci riuscirei nella maniera più assoluta. Quindi te la senti comunque di partecipare a questa seconda Sì, puntata? no, è una Io cosa tranquilla. ho cercato appunto la tua presenza perché oltre a essere competente in materia, tu sei anche un ex complottista, lo vogliamo dire? Esatto, lo diciamo. Vabbè, una piccola fase della mia vita mi ha portato lungo quelle sponde del sapere. Interessante questa Incuriosisce. frase delle sponde del sapere. Ecco. Incuriosisce, affascina, ma lascia il tempo che trova. Quindi comunque diciamo che tranquillizziamo tutti, è una fase superata, ne sei uscito Sì, ho fatto tutti indenne. i vaccini, ho visitato il globo sferico. Ecco, è proprio, stai già toccando varie tematiche che affronteremo, che possiamo dividere un po' la puntata in piccoli capitoli, no? Perfetto. Iniziamo subito quindi con il primo capitolo, che riguarda un argomento molto, molto, molto interessante, che è quello, dei cosiddetti rettiliani. No, fantastico. È il mio preferito. Il tuo preferito, lo dice anche con un sorriso che Sì. mi ha leggermente
inquietato, non so. Con gusto. Perché è uno dei tuoi preferiti? Allora, breve introduzione, se mi permetti, se posso. Sì, questi cosiddetti rettiliani, pare ci sia, non lo so, una sorta di complotto internazionale, mondiale, tutto quanto. Queste figure, questi esseri provenienti dallo spazio, si sono imboscati, possiamo dire, mi permetti questo termine, tra noi razza umana, specie umana, hanno assunto delle sembianze umane, confondendosi tra di noi, non solo confondendosi, assumendo anche i vertici del potere, no? Quando... Esatto, ricordo Barack Obama, rettiliano, che vince il Nobel per la pace e fece scalpore. Ok, infatti, quindi diciamo in tutto questi rettiliani, tu cosa ci puoi dire sull'argomento, visto che sei sicuramente più competente di me? Allora, i rettiliani sono una razza aliena, almeno così vengono definiti, che scendono sulla Terra, si mascherano da uomini. Tra l'altro tutte queste tecnologie, poi ovviamente gli occhi rimangono uguali. Ecco, quindi rettili, con la pupilla classica dei rettili, che fa una certa impressione. La lingua biforcuta. Pure. E sono sulla Terra per convincere l'uomo a schierarsi dalla loro parte nella guerra intergalattica contro i grigi, che sono un'altra popolazione aliena, sì. Che ovviamente è scesa anch'essa sulla Terra, tant'è che alcuni ritengono che le guerre attuali non siano altre che guerre tra rettiliani e grigi sulla Terra. Ok, c'era anche un po' il telefilm storico I Visitors, non so se ti ricordi la serie, e si rifaceva appunto a queste teorie. Ma scusa, questi grigi, quindi cioè, i grigi sono i grigi e i rettiliani, così? Sì. I rettiliani sono quelli fighi, quelli belli, e i grigi sono quelli brutti ma intelligenti, diciamo. Ok, e perché, ma chiedo, quindi loro combattono per delle cose diverse, quindi c'è questa teoria del complotto, questi rettiliani sono tra noi, sono confusi tra di noi, insomma, non riusciamo a individuare. Sì, e soprattutto sono tra noi e non ce lo dicono. Ah, ok. Beh, anche perché altrimenti non ci sarebbe gusto. Però esatto. Noi possiamo individuare un rettiliano? Sì, per le caratteristiche. Nei momenti in cui si distrae, appunto mostra gli occhi da rettile, lessi un commento che affermava che se starnutiscono più di 3 volte, riesce la lingua biforcuta da rettile. Sì. Sì, e tendenzialmente sono persone che amano stare al sole, cioè quindi d'estate il 90% di... Quindi un po' di tipo, esatto. Cioè fondamentalmente. Sì. Ho capito, questo è molto interessante, tutto quanto è, insomma, non ne conoscevo molto, devo essere sincero. Tra l'altro possiamo dire anche una piccola aneddoto. Noi abbiamo già provato... Siamo via satelliti, quindi potenti mezzi di questa rubrica, come sai, non badiamo a spese, eccetera, eccetera. Noi già abbiamo provato ieri il collegamento, ma purtroppo dei problemi tecnici ce l'hanno impedito. Esatto. E subito abbiamo pensato, qua ci deve essere qualche complotto, diciamo, questa cosa. Poteri forti. Quindi subito abbiamo pensato che noi con qualche complotto, ma noi che siamo oltre i complottisti, noi... Non puntiamo il dito per questa categoria di persone. Io userei dire noi grandi e vaccinati. Noi grandi e vaccinati, esatto. Abbiamo ipotizzato così scherzosamente una sorta di complotto, ma poi abbiamo capito che erano dei semplici problemi tecnici, niente di che, quindi tutto superabile. Infatti oggi eccoci qua. Allora, io non so se non vuoi aggiungere altro su questa bellissima, sui rettiliani che... Ma la cosa divertente dei rettiliani è che è difficile trovare faccia a faccia una persona che creda nei rettiliani. Tutti si nascondono vabbè, esiste l'uomo, perché non possono esistere i rettiliani? Anche con questo tono, immagino che lo dicano. Sì, all'incirca. Il tono deve essere assolutamente quello. Sì. Questo, se no, non è credibile, ho capito. Io leggevo un po' così, avevo il monitor davanti, quindi qualche informazione vaga, non certo
all'altezza delle tue competenze, però leggevo appunto che provengo dalle costellazioni di Orione, Sirio, Dragone, insomma, qua un po' sì. C'è anche un po' sì. Cavaliere dello Zodiaco qua. Tant'è che ecco una chicca, che cioè ci sono delle piramidi in America, ecco. Tra cui quella del serpente Maya, famosissima. Ecco, appunto si afferma con fonti ovviamente ben poco attendibili che quella fosse la stazione d'atterraggio dei rettiliani. Ecco perché il serpente. Ok. So, sono rimasto un po' così, guardavo il monitor pensierosa, perché vedevo questa immagine di te, tranquillo, rilassato, che mi parlava di rettiliani, con queste tende dietro scure, e ti immagino poi in Brasile con il sole che ci sarà, ma purtroppo sotto assedio, quindi non puoi esatto. Veramente... E quindi ero, se mi permetti, leggermente, lievemente affascinato da questa immagine quasi metafisica. Se un attimo mi sono perso proprio. Sì, cioè, sì. Ecco, sembra... in questo momento sono più grigio che rettiliano. Quindi ti schiedi un po'. Sì, Quindi questa, sai, io ancora devo decidere bene da che parte schierarmi, però sicuramente entrambe le tipologie avranno le loro motivazioni, no? Sì, tipo una cosa divertente è che i grigi, che sono la razza esistente nell'universo più intelligente, allo stesso tempo sono anche quelli più catturati, quindi nell'area 51 dovrebbero esserci 86.000 corpi di grigi e 4 di rettiliani. Questa okay. Cosa non perché torna. Rettiliani, scusa, è un po', giustamente i rettiliani sono lucertole, è più difficile acchiappare le lucertole perché scappano. Sempre. Esatto, dovresti lasciarli al buio. Al buio, perché poi sai che perdono la coda, riescono a capire, esatto. La coda ricresce. Immagino che sì. Vabbè, loro magari non hanno la coda perché sono camuffati da esseri umani, esatto. Però... A proposito di buio, un'altra cosa molto interessante, non so se ti è mai capitato, hai avuto il piacere di vedere... Ma sicuramente sì, Il video registrato... Secondo fonti certissime, ovviamente, da notare l'ironia, sulla Luna, nel lato oscuro, secondo cui appunto ci sarebbero delle grotte in cui i rettiliani si situano e osservano la Terra in attesa di conquistarla. Tant'è, nel video era presente anche un sarcofago rettiliano. Perché giustamente non si fanno mancare niente, il sarcofago è giusto. Bene, anche perché io mi chiedo come tu possa distinguere un sarcofago rettiliano da un sarcofago grigio. Vabbè, magari l'approfondiamo in un altro momento. Ti ringrazio comunque per questa analisi, questo primo argomento. Io andrei anche un po' veloce, visto che stiamo registrando, abbiamo un minutaggio di tempi piuttosto ristretti. Innanzitutto, siamo proprio in questo periodo, si parla tanto di Greta Thunberg, questa ragazzina, c'è chi afferma i poteri forti, manovrata da qualcuno, tutti questi messaggi per l'ambiente che lancia, importanti per salvare il pianeta, no? Tutte queste cose importanti, non si parla d'altro praticamente, quindi c'è chi dice questa ragazzina è manovrata a destra e a sinistra, anche lì c'è il complotto, quindi tu che ne pensi? Sì, no, addirittura è stata additata come rettiliana, cioè lei dovrebbe essere il capo dei rettiliani che appunto vuole distruggere la Terra, e anche qua non saprei. Però su Greta vorrei tornare più avanti, perché ho una cosa speciale per... Va bene, vai, sei ospite lì da te in Brasile alla conferenza, sarebbe un colpo di scena incredibile. Io veramente poi dopo questa anche puntata... Perché... Non potrei superarmi, te lo dico. No, in quel caso dovremmo provare a toglierle la pellicola dalla faccia. Non penso ecco, possa pellicola poi, tra l'altro, mi fa pensare al Domopack. Non so se posso fare... Quindi mi fa anche un po' lievemente sorridere, ma sempre con il massimo rispetto per Greta. Benissimo. Allora, quindi, gli argomenti sarebbero tantissimi, diciamo. Io... Vorrei punzecchiarti anche un po', se mi permetti, visto che posso avvalermi della tua presenza, seppur in collegamento satellitare. Vorrei punzecchiarti dicendo che, ad esempio, si parla di complotti, ad esempio,
così la butto lì. Michael Jackson. Michael Jackson è vivo? Aspetta, non farmi il colpo di scena a metà puntata così. No, ovviamente, volevo ridere. No, Michael Jackson. Mi stavi trollando, diciamo. Esatto, era un troll. Simpaticone, guarda. No, Michael Jackson secondo me è uno dei complotti migliori della storia, insieme a qualche altro, tra cui Hitler. Scusa, ti interrompo, faccio la solita mia introduzione, giusto per chiarire un attimo. Tutti conoscono Michael Jackson, pop star mondiale, tutti conosciamo le sue canzoni, non c'è bisogno di presentazioni, però si dice sempre da quando è venuto a mancare che appunto in realtà lui non si è morto, come si è detto anche per altre star, no? Sì. Quindi non è morto, lui è sommerso dai debiti e tutto quanto, ha inscenato la sua scomparsa per scappare, fuggire, cambiare identità, una plastica facciale, via, una nuova vita, esatto, lontano da tutto lo stress, poiché gli spettacoli, i concerti e quant'altro poteva arrecare, no? Possiamo immaginare. Esatto. Quindi tu, vado subito adesso, tu, cioè... Quindi... Io adoro questo tipo di complotti, tant'è che adesso confesserò pubblicamente che seguo ancora pagine, gruppi privati di complotti. Una di queste, a luglio, è stata pubblicata una foto che ritraeva un uomo anziano con accanto quest'altro ragazzo e si affermava che fossero Elvis e Michael Jackson al mare alle Hawaii. Insieme, esatto, perché insieme. Giustamente molti sì, però certe frequentazioni restano comunque importanti, giustamente. Gli amici non li lasci soli. Esatto, ci sono sempre nel momento del bisogno, ma anche in vacanza. Esatto. Ecco, a proposito sempre di Michael Jackson, dimmi. Alcuni affermano diversamente che, come per il cantante dei Beatles, abbia finto la sua morte perché rettiliano è chiamato alla nave madre. Ok. Tant'è che alcuni giustificavano anche le dicerie, che non andremo qua ad analizzare, del suo rapporto con i bambini come appunto un bisogno da rettiliano. Ah. Quindi tutto si collega in questo magico mondo di... Tutto è collegato. Senti, ma scusami se sono un po' veloce, ma qui se il tempo è tiranno, come dice qualcuno. Esatto. Senti, quindi tutto è collegato, quindi sarà collegato anche ciò che si dice per quanto riguarda i vaccini? Ovviamente. Ecco, allora, solita introduzione. Diciamo che sia io che te siamo per i vaccini, bisogna vaccinare, salvano la vita, è una cosa importantissima, quindi diciamolo. La medicina è importante, la scienza, non inventiamoci cose. No, la medicina è tradizionale, è meglio di qualsiasi altra cosa, per carità. Esatto. I vaccini salvano la vita, è importantissimo vaccinarsi, quindi questo è un messaggio chiarissimo che vogliamo dare, ok? Esatto. Detto questo, tu quindi... il grande complotto delle ditte farmaceutiche, delle multinazionali, tra l'altro multinazionali comandate dai poteri forti, che appunto creano questi vaccini per ammalarci. E a proposito di vaccini, vabbè, potremmo dilungarci, la cosa stupenda che adoro dei complottisti sono questi malattie a parti. Tuo figlio al morbillo, mio figlio alla rosolia, portiamoli assieme, si prendono anche la malattia mancante e così non gli dobbiamo fare il vaccino. E poi ovviamente schiattano. Beh, ok, è un po' tipo la figurina mancante della, per completare, esatto, l'album, qualcosa del genere, solo che in questo caso, insomma, sì, era meglio richiederlo alla Panini, tutto sommato. Sì, ma forse con una figurina ci si può giocare, con un vaccino e con la vita umana. Decisamente. Quindi è sempre questa mentalità, sempre del complotto internazionale, che non possiamo in questo caso veramente supportare in nessunissima maniera. Due commenti al volo. Due commenti. Prego. Il primo sarà acido. Mi chiedo come facciano persone che hanno fatto tutti i vaccini a non voler vaccinare i propri figli, visto che se loro possono far figli è grazie ai vaccini.
Secondo punto, invece, è per ricollegare tutto ciò che è stato detto in precedenza, sempre nel gruppo dove fu postata la foto di Elvis è comparsa una ricerca che appunto affermava che i vaccini non sono altro dei germi di rettiliani per mischiare le razze. Ah, mi fa pensare che abbiamo scelto i rettiliani come primo argomento bene, perché in maniera appropriata, perché tutto è ricollegato a questi rettiliani un po', che veramente stanno... Sì, negli sono... ultimi tempi stanno spopolando, cioè si cercano i rettiliani come nel 1500 si cercava la prova dell'esistenza di Ecco, Dio. ecco, ecco. Cerchiamo anche noi, li cerchiamo anche noi, che dici? Ma Proviamo... se non lo so. In La cosa. Brasile tu ne hai visto qualche rettiliano brasiliano un po'... Vabbè. Mi additano del rettiliano i complottisti, ovviamente, perché si sa. Ah, ok. Tu in realtà la butto lì, è un po' una sorta di provocazione, prendila, quindi in tal senso potresti, anche se un rettiliano, parlare con me di queste cose fingendo di essere un... cioè... Non vorrei che al termine della puntata, lo dico, tu levassi la pelle un po' e ti impostassi. Cioè, non vuoi. Lì Fallo bisogna solo se. giocarsela sulla fiducia. Sai, il bello di internet è un po' così, colpi di scena, però non siamo troppo schiavi del numero di persone che ci guardano, quindi colpi di scena solo se Sì. necessari, se vuoi. Poi. Sì. Alla Barbara D'Urso. Alla Barbara D'Uso, che anche lì sarebbe. Ci sarebbe da fare una puntata. Rettiliana. Ecco, noi stiamo. Abbiamo toccato già tanti argomenti. Forse rimane l'ultimo prima della tua parentesi finale su Greta. Rimane proprio l'ultimo argomento, proprio classico. Questo è proprio un evergreen. L'uomo non è mai stato sulla Luna. L'uomo. Allora, solita introduzione delle mie, che succede? Ci sono quelli complottisti. Ah, ragazzi, l'uomo non è mai stato sulla Luna, cioè, rendetevene conto, perché guardate le foto, non ci sono stelle, oppure le ombre non sono parallele, Esatto, la bandiera stella. esatto, oppure ci sono le foto, perché le foto sono troppo perfette, tutte perfette? Perché semplicemente la NASA ha fatto un tot di foto e poi ha selezionato da mostrare quelle che sono venute, come farebbe chiunque. Quindi, oppure non ci sono le stelle, semplicemente perché la luce del sole è talmente più intensa che anche sulla Terra, se c'è un bagliore, noi guardiamo in alto. Dopo che c'è stato questo bagliore, non vediamo tutto buio, quindi sono Esatto. cose scientificamente, tranquillamente, oppure le ombre, anche lì è tutto un discorso di prospettiva. Le ombre, come sulla Terra, vi è la prospettiva, quindi è normale che in determinati punti, a seconda del, insomma, tutto spiegabile scientificamente, Allora, giusto? sì, tutto spiegabile scientificamente, però qua voglio spezzare una lancia a favore della teoria del complotto. Il problema che hanno i complottisti con la NASA sta nel fatto che dalla guerra fredda ci si porta appresso la sfida USA-URSS. Certo. La NASA è una di quelle potenze così grosse che deve per forza far vedere che tutto ciò che fa è perfetto. Questo crea appunto dei buchi alla NASA, perché se la NASA ha dei problemi deve giustificarli e il 90% delle volte la giustificazione è abbiamo sbagliato. L'altro 10% è ci sono stati degli errori che non avevamo pensato. Ok. Di conseguenza, il complotto nasce da lì. Perché non abbiamo determinati video della Luna? Perché semplicemente le macchine da ripresa stavano funzionando male, non erano abbastanza avanti. Perché ci sono quei particolari, quegli errori? Perché le frasi che sentiamo degli astronauti sono così poche, questi non parlavano, cosa facevano? Ovviamente è tutto calcolato dalla NASA per risultare la potenza delle potenze in ambito aerospaziale. Certo.
Poi era anche, sai, un po' il discorso che diceva telecamera automatica, cioè chi ha ripreso il decollo, quello, in realtà era la telecamera nel carrellino, nel, montata sull'automobilina, sai, tutte quelle, esatto, cose, che, cioè tutte cose, esatto, anche normali se vogliamo, sì, che però nella mente dei complottisti, che ricordiamo sempre la categoria che stiamo analizzando quest'oggi, nella mente dei complottisti risulta qualcosa di estremamente strano, misterioso, da analizzare, oppure per via, c'è qualcosa, ci nascondono qualcosa. Beh, ecco, il video è stato filmato da Kubrick, certo, si viene affermato Kubrick che venne ucciso, ma nessuno lo ha detto, perché minacciò la NASA di dire chi effettivamente aveva girato quel video. Ok, vabbè, sì. Tu pensi, ecco, io prima di concludere la tua parentesi finale su Greta, volevo dire che ovviamente noi abbiamo analizzato tutti questi casi, ma io dico anche, ci siamo in certo modo schierati, se tra virgolette, che noi non siamo complottisti, quindi l'abbiamo detto, o almeno io no, ma anche tu mi sa che no. Lo sei, ok. Però, statisticamente, caro Davide, su 10 casi, uno, ce ne sarà che alla fine sti complottisti hanno pure ragione, ma giusto a livello di statistico, no? Beh, non vorrei sbagliare, ma mi pare che un complotto poi risulta... Scusa se faccio l'avvocato del diavolo, ma è giusto, sì, per... Però l'unico complotto che mi pare venne poi effettivamente dimostrato era su una... su una roba davvero davvero semplice e banale, che ovviamente era stata mal interpretata, e mi pare che ce ne fu anche uno su una medicina, su una cura, appunto, secondo cui il complotto diceva che portava alla morte per uccidere, e poi effettivamente questa medicina, diciamo che venne dosato male un componente, ed effettivamente era una dose mortale, però non vi era alcun complotto, era solo un errore. Ho capito. Senti, io ti ringrazio, volevi dire quindi qualcosa su Greta? Sì, su Greta. Allora, Greta è additata attualmente come rettiliana. Ok. Che figlia di personaggi famosi che vogliono stare nascosti, perché anch'essi rettiliani, che durante i suoi convegni aumenti nel mondo il numero di scie chimiche, altro grande argomento, e ovviamente più di tutte che i vaccini le abbiano causato la malattia che lei effettivamente ha. Okay. Perché hanno attaccato il gene rettiliano. Ovviamente i vaccini possono fare una cosa e l'altra, o diventi mezzo rettiliano, o dal rettiliano ti rimbambiscono e diventi mezzo uomo. E tante altre cose, chiudiamole qua e raggruppiamo. Sì, qua, perché gli argomenti veramente sarebbero tantissimi. Pensiamo alle torri gemelle, insomma, c'è davvero un'infinità di... Il Santo Graal, cioè, ci ha regalato tanti bei momenti e tanta cultura nascosta all'interno dei complotti. Ok, capisco. Io ho una domanda da farti, se mi permetti, cambio ruolo. Sì, prego, io sono qui. Se non si interrompe il collegamento all'improvviso, perché sai, il satellite a volte... Però ci sono, prego. Tutti noi abbiamo un complotto che teniamo a cuore, penso. E qual è il tuo? Ah, dici il mio preferito proprio. Esatto. Beh, sicuramente quello, l'uomo sulla luna, che non c'è mai stato, sicuramente forse il mio preferito, perché è fantastico. Poi dalle foto sono riuscito anche a fotografare il modulo lunare ancora presente lì dalla prima missione, quindi ci sono proprio tutte le prove, quindi però ancora... Beh, sai che però... Adesso che ci penso, a pari merito forse con la terra piatta, non so se quello veramente, adesso che mi è venuto in mente, quello è fantastico proprio, perché mi sto proprio immaginando la terra piatta, e cioè che arrivi un punto e via, si va con i giganti che proteggono i confini.
ci sono anche i giganti che... Sì, l'Australia non esiste, colonne di ghiaccio. Ecco. No, bello. Cioè, sì. Qua voliamo altissimi, con l'acqua sì. Che poi sgorga il mare, non so dove... Sì. Alcuni ritengono una cosa divertente che si sta tornando ai miti ancestrali. Sono iscritto ad un gruppo Facebook di terrapiattisti e ultimamente si discute assai sul fatto che la terra sia o meno sopra il guscio di una tartaruga e leviti lì sopra. Ma... Fantastico, perché tu fai l'infiltrato praticamente per vedere le loro teorie, analizzarle, smontarle e poi andare alle conferenze internazionali come questa in Brasile che ti ha invitato e essere l'ospite, sì. Uno degli ospiti più importanti, più illustri. Una cosa difficile, non blastare, come direbbe qualcuno più grande di noi, ovviamente. Assolutamente. Ma vedo che con la tua calma e con la tua saggezza lievemente zen, se posso definirla così, secondo me svolgi benissimo questo ruolo. Quindi, caro Davide, io ti ringrazio di cuore di aver partecipato a questa seconda puntata di X Ma. Ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buona permanenza a Rio, spero che questi tumulti cessino presto, la situazione si tranquillizzi, mi raccomando, resisti. Penso che aprirò la finestra e starnutirò sulla folla decimando. Probabilmente forse è la soluzione migliore. Signori, il sole poi a quest'ora del pomeriggio spaccherà lì, quindi veramente sarà proprio sarà una bellissima scena. Va bene, grazie mille Davide. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, grazie. Bene, spero che questo confronto vi sia piaciuto. Ringrazio Davide per aver partecipato e sicuramente arricchito questa seconda puntata di XMA con le sue competenze e avermi aiutato nella trattazione di un argomento tanto delicato e per certi versi spinoso. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata e fine, alla prossima, fine della seconda puntata di XMA.